Anzi, si è staccato praticamente il video prima, faccio vedere. E in realtà non faccio vedere niente di particolare, non so dove sono arrivato. Si riparte finalmente in sella, bici, siamo a Rossano, attraversando l'Italia, direzione Cetraro, si vola! Eccoci ragazzi, siamo live, incredibile, vedete dalla telecamera anteriore. Allora, cerco di farvi capire un pochettino la situazione. Sto registrando un po' su Instagram, un po' qui per YouTube, quindi spero di non ripetermi. Sono ripartito, questo è chiaro. Ho fatto una settimana di stop a Rossano, quindi sul versante ionico dell'Italia. Adesso tornerò sul Tirrenico per fare tutto il Cilento prima di arrivare poi a Napoli, my hometown, casa. E ragazzi, sono carico a bomba. Allora, sono stanchissimo perché ho 3 ore di sonno. È stata una nottata molto bella, quindi stanco sicuramente, ma così carico che la stanchezza in questo momento se ne sta andando. Fisicamente mi sono comunque stancato, forse non di più ma quasi, perché ho corso quasi tutti i giorni, ho nuotato nei giorni in cui non correvo, quindi diciamo che sono stato bello attivo. Adesso siamo carichi a bomba veramente per farci questa salita. Piccoli dettagli tecnici. Praticamente per arrivare sono 350-400 km, dipende dalla strada che farò. Voglio allungare per tutto il Cilento perché ne vale veramente la pena e avrò qualche persona da incontrare anche in questa salita. E niente ragazzi, quindi allunghiamo un po', ci sono 5.000 metri di dislivello positivo chiaramente, altrettanti negativo perché si parte e si arriva al mare, e ovviamente tutti i giorni, non complessivamente, il computo totale del dislivello non singolo di ogni giorno, altrimenti veramente non so, potrei fare l'Everest. E niente, quindi questo è. Per il momento stiamo arrivando a Corigliano prima di fare la traversata e non vedo l'ora! E comunque ragazzi, voi pensate io faccio tutte autostrade, superstrade, cose del genere. La verità è che sono delle strade bellissime, che sono delle vecchie provinciali in Calabria. Quindi sono immerse nelle contrade che poi stanno nella natura, quindi sono molto molto belle. La cosa scomoda è che sono molto calde. Oddio, stavo per morire. La cosa bella è che c'è praticamente zero traffico e tantissima vegetazione, tanti alberi di fico. Ah ragazzi, comunque, aggiornando Instagram, quasi dimenticavo di fare video di YouTube. Occhio che l'olio arriva praticamente tutto addosso. Allora, praticamente sono a un 30-40 km da Cetraro Marina. Io sto praticamente, ho fatto messa a fuoco con il naso, mangiando un panino, insalata di pollo e pomodori secchi in un bar. Ho trovato tipo miraggio sulla strada. Allora, acqua. Ho fatto 20 km senza acqua, incredibile, non c'è una fontana a queste parti, che è caldo e infernale, perché nel contrario il sole picchia tantissimo e non c'è la brezza marina, quindi praticamente sono 38 gradi ma ti piombano a terra. Molto bene però, adesso cominciano le salite ancora più dure, sto riposando un attimo, cerco di far andare via il sole più caldo ma alla fine non ci riuscirò perché sono le 2, quindi dovrei aspettare praticamente le 5, 5 e mezza, ma non ho tutto questo tempo e tanti chilometri ancora da fare, però ci stiamo rigenerando un attimo. Un modo si trova sempre. Guardate qua com'è bello, è venuto tutto spaventato all'inizio e poi alla fine si è fidato di me. Ma niente, io sopravviverò in modo, ma gliela butto tutta. Comunque ragazzi, sulla strada praticamente c'è questo paese che è San Marco Argentano, dove mi sono fermato perché finalmente ho trovato una fontanina, ho riempito le mie borracce d'acqua. Le salite sono veramente allucinanti in questo momento e io sto riscendendo per poi andare a prendere praticamente la superstrada, perché mi hanno detto che la strada qui poi si interrompe e quindi non avrei possibilità di proseguire. Ragazzi, le superstrade, le strade statali non finiscono mai. Questa dovrebbe essere l'ultima prima di imboccare poi la provinciale tra un po', con lo svincolo per Cetraro Marina, arrivare finalmente poi da quelle parti. Il tempo si sta passando un po', forse perché qui siamo in montagna, quindi è una cosa abbastanza normale, vedremo giù com'è.
La situazione fa parecchio freddo, siamo anche abbastanza in alto. E facciamo l'ultimo pezzo. Ho mangiato una barretta che sto morendo. A momenti veramente mi addormento sulla bici, nonostante io stia facendo una fatica assurda. Eccoci qua, finalmente. Sono arrivato a Cetraro Marina, di là c'è il paese là sopra. Mamma mia, ragazzi, è sempre stupendo attraversare l'Italia da una costa all'altra, ma che fatica, veramente veramente incredibile. Adesso sono arrivato qui, mi fermo giusto 5 minuti a riposare, poi vedo qual è il posto da mettere dove piazzarmi per la notte con la tenda. Credo di andare ancora un pochettino più avanti, dove c'è anche il centro della città, magari c'è qualcosina, e ne approfitto per mangiare qualcosa. Però che gioia essere arrivato. E ragazzi, questo è il mare. Cetraro Marina, parte della città, lì su c'è anche la mia bici, qualche maledetta che forse la vuole prendere. Mi sposto un po' più lontano perché non si sente praticamente niente. Niente, siamo arrivati. Ho preso uno yogurt, quella sarà la mia cena. Sono riuscito anche ad andare in bagno, quindi ottimo. E sto cercando un posto per mettere la tenda. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, effettivamente. Vediamo, forse questo può essere il posto giusto perché c'è anche una barca dove forse potrei attaccare la bicicletta. Vediamo, faccio un giro, tanto ho ancora un po' di tempo e vediamo. Eccoci qua, ragazzi. Bicicletta attaccata alla barca, dobbiamo portare anche la barca con sé. Tenda assicurata alle pietre. Ho messo il flash per farvi vedere, ma la notte è un po' minacciosa, vediamo. Ho tolto la maglia per mettere la tenda, ragazzi, ma un caldo incredibile, in modo assurdo, però sono contento, ho montato tutto, adesso finisco di scrivere il diario, mi giusto fare fotografie, mi godo questa atmosfera tranquilla e rilassata, sono andati via tutti e riposo un po' finalmente. Ho il flash negli occhi, non riesco a vedere tantissimo, noi ci vediamo domani, buonanotte.